Allora, buongiorno a tutti, ci troviamo al Manhattan Disco Bar con la troupe del film che si sta girando qui a San Biagio Platani. Il film è Storia di un Boss Revolution. Io vorrei invitare qua sul palco l'artista Gerlando Meli e la moglie. Venite. Buonasera. Okay. Allora, che loro vogliono fare un regalo al grandissimo Nico Zanclé. Vediamo cosa l'artista, cosa c'è. Se lo possiamo inquadrare. Allora, è Pirandello nella Valle dei Templi. Bellissima, veramente bellissima quest'opera. Allora, vorrei dare il microfono a Nico e vedere cosa ci dice. Beh, indubbiamente mi commuove l'affetto di questo grande artista, perché lo dimostra il suo modo di essere nei suoi dipinti, nel suo modo di gestire quella che è l'arte che da una vita emerge. E lo dico questo con esperienza diretta, perché mio figlio è laureato all'Accademia delle Belle Arti di Urbino e insieme a Vittorio Sgarbi. Un regalo più bello non potevi farmelo. Sarà nel mio studio e per il resto della mia vita, quando entro lì, me lo godrò. Non solo, lo noteranno, perché accanto a me c'è la televisione Antenna Mediterranea, Telespazio, e parlerò di questo fantastico artista. Grazie a te e alla tua splendida moglie, e complimenti sulla tua bravura artistica che non si discute. Sono molto felice oggi, sono felicissimo. È un sogno per me. Grazie. Allora, a questo punto io vorrei invitare tutta la troupe che oggi girerà qua sempre per questo grandissimo film che stanno girando, Storia di un Boss Revolution. Tutti gli artisti io li vorrei qua sul palco, così facciamo magari una foto di gruppo. Ecco, ringraziamo pure gli artisti che sono venuti da fuori. Ah, iniziamo dal più grande? Il più grande, grande forse in tutti i sensi, non lo so. Allora, Pino Scaglione, ecco, facciamogli un applauso. Allora, adesso arriverà Giuseppe, lo facciamo mettere a fianco a Pino Scaglione. Allora, Santa Costanza, allora, da questa parte, da questa parte. Allora, aiuto regia e attore Angelo Faraci. Adesso invitiamo Salvo Di Stefano. Allora, adesso arriverà tutta la troupe che collabora per la riuscita di questo grandioso film Storia di un Boss Revolution. Guarda quanti ce n'è, guarda, guarda quanti ce n'è. Ecco, girare un film ce ne vuole di gente. E oggi ce n'è abbastanza. Allora, continuano ad arrivare artisti. Ecco, così adesso facciamo la grande foto di gruppo. Ecco, qualche ritardatario. Ecco, allora tutto il gruppo quasi completo per girare questo film Storia di un Boss Revolution. Allora, mi sembra che siamo, diciamo, quasi al completo, perché mancano artisti che magari oggi non sono potuti venire e gireranno la prossima volta, giusto? Ci tengo, se posso, a precisare una cosa. Ok, diamo il microfono a Farmaci. Allora, intanto buongiorno a tutti voi che ci vedrete. Allora, oggi voi vedrete una ottica diversa. Questa è la Sicilia che ci piace, la Sicilia che vogliamo, quello che vogliamo comunicare.
ovvero l'amore sfegatato per questa terra. Noi siamo questo, noi siamo ben altro, non siamo come voi ci reputate. Dunque noi possiamo offrire tanto, noi possiamo creare tanto, noi possiamo anche creare forza lavoro, basta crederci, basta unirci, basta creare tante sinergie e basta essere alla fine una famiglia, così come vedete, tutti uniti per un unico obiettivo, trionfo, e al trionfo ci possiamo arrivare, basta che siamo uniti e basta che entriamo nelle menti vostre, ovvero sosteneteci e credete in noi per tutto quello che stiamo facendo e tutto quello che ci stiamo impegnando per regalarvi tanto e tanto. E allora, a nome di tutta la troupe di Storia di un Boss Revolution, saluto tutti gli attori di Ancora Cinematografica, di Hobby Cinemart, con regista qui che vediamo in causa, Vito Oliva, lo ringraziamo, e allora un forte applauso e che Dio ce la mandi buona. Intanto devo ringraziare a tutti gli attori e artisti che sono qui per dare questo progetto e portarlo avanti. Nello stesso tempo ho conosciuto una grande persona, questo è un grande regalo grazie ad Angelo Paracci che mi ha portato qui, un artista, dove lui mi darà tanta esperienza in due giorni che lo conosco. Però voglio una parola da lui per vedere come ci vede come gruppo e quello che ha visto nel suo cuore. Beh, indubbiamente nella mia carriera artistica, essendo l'ultimo uno di Rubino, ho lavorato in diverse situazioni, cinema, teatro, e sono felicissimo di essermi ritrovato qui per questo film, perché ho trovato gente valida, professionalmente preparata e con una modestia che dimostra la loro grandezza. Non c'è quell'atteggiamento del super che ne viene fuori un mediocre, c'è invece quella modestia che porta su ad alto livello la professionalità e la realizzazione di questo film, in cui io ci credo tanto. E dico ad amici miei, a Fabio Testi, a Nando De Maio, regista di Napoli, che alla prima desidero che siano in sala ad applaudire il regista, gli attori tutti, l'autoregista, tutta la troupe di questo lavoro che si sta facendo con amore, passione, professionalità. Soprattutto l'ultima parola, professionalità. Perché di inventati ce n'è una caterva, di professionalità ce n'è poca. Qui la professionalità c'è. C'è il regista, complimenti all'operatore delle riprese, e mi fa piacere aver ritrovato un attore che lavoriamo spesso insieme, Pino Scaglione, e che insieme abbiamo avuto tante gioie, e condivideremo questa gioia, Pinuccio, insieme a tutti loro. Grazie, grazie alla vita, grazie a tutti. Ok, questo pomeriggio, questo non è un lavoro per me, è più che un lavoro, creare una famiglia, dare opportunità ai giovani, come dico sempre, volti nuovi, e questo è dare opportunità, non sempre le stesse persone, ma nello stesso tempo riprendere le vecchie glorie e mettere insieme i giovani per dargli un po' di esperienza, quello che manca. Non so più cosa dire. Faccio finire a lui, magari qualcosa la sa. Allora, ringraziamo tutta la troupe che si cingerà anche oggi a girare, quindi speriamo di girare qualche bella scena, ma non manca a loro perché sono bravi, veramente bravi, ne abbiamo avuto la prova, l'ha detto pure Nico. Allora, complimenti a tutti e fatevi un applauso voi. Buon lavoro a tutti allora. Okay.